benvenuti o bentornati finalmente a un nuovo vlog. Io sono Cristina e no, non sono, a parte il caos che vedete dietro, vabbè, capite benissimo lo stato della mia mente in questo momento, ma non è sera, non sto filmando tipo alle 8 di pomeriggio, sono le 11 di mattina e c'è un tempo disgustoso. Io è dalle 9 che aspetto di poter parlare con voi nella speranza che ci sia un pochino di luce, ma niente, oggi ci teniamo questo tempo di novembre uggioso. Bentornati a un nuovo video. Oggi sono super felice di parlare con voi, di aver trovato questo momento per parlare con voi, semplicemente perché ci sono un sacco di novità, alcune delle quali ancora non vi voglio dire, semplicemente perché sono successe ieri e io stessa sto processando, ma scoprirete tutto presto. E altre delle quali riguardano più che altro la stagione invernale, i viaggi e lo shopping che ho fatto. Oggi è veramente autunno. Sono tornata l'altro ieri da Atene. C'erano 28 gradi ad Atene e qua ce ne sono tipo 11. Quindi lo shock è stato atroce. Non è stato scioccante solamente il cambio d'orario, ma anche proprio il freddo. E quindi ci dobbiamo vestire pesanti. Ieri c'era a Milano anche mio padre e ho indossato un outfit super carino che ci tenevo a mostrarvi. E quindi in questo video parleremo di valigia, dal momento che non vi ho detto che domani partirò per Roma. Quindi praticamente sono tornata l'altro ieri, sono rimasta a Milano ieri, ho sbrigato delle cose di cui ancora non vi posso parlare. Oggi lavoro e devo andare a fare alcune visite mediche e domani vado a Roma perché ho la laurea di due mie migliori amiche. Però ci tenevo appunto a mostrarvi le cose che ho ricevuto da Lily Silk e alcuni outfit invernali, perché adesso siamo praticamente in pieno inverno, non parliamo neanche più di autunno, oggi diluvia qui a Milano, e anche a mostrarvi la valigia, dal momento che devo disfare la valigia di Atene e rifare quella per Roma. Dato che tra un po' dovrò uscire, vi faccio vedere solo ed esclusivamente l'outfit che ho messo appunto ieri, che mi piaceva tantissimo con i prodotti di Lily Silk, e sono felice di dirvi che questa sezione del video è resa possibile appunto grazie a Lily Silk, che è un brand che adoro, che indosso sia in estate per la seta che in inverno per la lana e il cashmere, che non smentisce mai e di cui ricevo sempre tantissimi complimenti e di cui condivido il mio amore, diciamo, e il mio apprezzamento anche quando le cose non sono sponsorizzate, lo sapete. E ho ricevuto alcune cose che metterò anche a questa laurea, appunto, a cui devo andare, e dei maglioni che metterò quando andrò a Roma e in generale nel corso di questa stagione invernale, quindi sono felice di potervelo mostrare. Ancora devo mettere il maglione di Lily Silk che ci tenevo a mostrarvi, ma ci tengo a parlare a tutti coloro che sono un pochino sensibili come me alla lana o al cashmere, la cui pelle cioè si irrita facilmente nel momento in cui utilizzano appunto questo tessuto direttamente sulla pelle. Mamma mia che tempo, sta facendo tipo un uragano, non lo so, io devo uscire tra 5 minuti, non so come farò. Comunque, una cosa che faccio, innanzitutto ci tengo a dire che non ho mai avuto maglioni di Lily Silk incredibilmente pungicosi, che mi irritavano la pelle o che non riuscivo a indossare, quindi questo dimostra anche la qualità del brand e la qualità dei tessuti e dei materiali. Però una cosa che faccio appunto è prendere una vecchia praticamente magliettina leggerissima a collo alto che ho nell'armadio e utilizzarla come canottiera interna da mettere sotto il maglione. Questo era il mio esatto look ieri e sinceramente sprizza da tutti i pori my style. Questa è a Creative Life, cioè mi piace tantissimo andare vestita comunque molto classica, perché questi pantaloni sono praticamente a righette, quindi comunque un po' tailored, un po' workwear. Sto indossando le Adidas Samba, che in questo caso l'ho messa ieri e non pioveva, oggi diluvia, non le metterei assolutamente. E poi questo maglione di Lily Silk è eccezionale non solo per la qualità, alcuni di voi mi hanno chiesto anche se i maglioni sono trasparenti, perché di solito il cashmere è trasparente, assolutamente no. Non sono per niente trasparenti. A volte metto un dolce vita sotto anche nero e non si vede niente. Come potete vedere, sto indossando questo beige. Dei semplici orecchini argentati perché penso che ci stia molto bene con il blu, il bianco e questo borgogna. Questa borsa super capiente che mi porto per mettere documenti, computer, libri e cose del genere. E niente, tutto qua. Questo è il look che ho messo ieri. Ovviamente, nel caso in cui piovesse o facesse più freddo, metterei un bel trench oppure ho messo sì, un cappotto corto,
però un pochino maschile sopra, e dei boots, quindi degli stivali, per renderlo un pochino più adatto al freddo e soprattutto alla pioggia, ma ci tenevo tantissimo a mostrarvi il primo look prima di andarmene, poi continuiamo, procediamo stasera, tanto le luci sono le stesse, la qualità del video purtroppo è la stessa indipendentemente, quindi adesso devo andare dal fisioterapista, devo andare a fare delle commissioni con questa pioggia infernale e poi quando torno prepariamo la valigia insieme e abbiamo tutto il tempo per parlare e per organizzare i nostri outfit. Non so voi, ma secondo me questo è il look perfetto per andare tipo a prendere una cioccolata calda con le amiche, oppure per andare a vedere i primi mercatini di Natale, oppure autunnali che ci sono la domenica e il sabato in giro. Adoro con tutta me stessa questo maglione che tra parentesi sto indossando senza niente sotto, quindi anche se è di lana non prude assolutamente e non dà fastidio. Il colore è bellissimo e penso ci stia bene appunto con il borgogna e con il marrone, soprattutto in questo periodo. Infatti gli stivali sono marroni e la borsa è di questo rosso borgogna, spero che riusciate a vederla. Comunque, ci siamo aggiornati. Ieri è stata una giornata devastante, sono tornata a casa zuppa perché mi si è rotto l'ombrello, ha piovuto tutto il giorno e era troppo buio. Ho deciso di non vloggare e di riprendere in mano la telecamera adesso. Oggi mi sono svegliata un pochino prima, però ho dormito, quindi mi sento leggermente meglio e sto per fare la valigia perché tra poco parto, tra 2 ore devo lasciare casa. E però intanto ci tenevo a mostrarvi appunto gli outfit che mi porterò. Probabilmente questo maglione me lo metterò direttamente in treno, semplicemente perché è molto ingombrante e ho una valigia molto piccola che non vi voglio far vedere perché la casa è un macello, che ve lo dico a fare. E questo è uno dei miei capi preferiti, perfetto appunto per stare super caldi o da mettere adesso che siamo un pochino, cioè che non fa troppo freddo, ci sono tipo 12 gradi, da mettere come pezzo unico, cioè per uscire senza il cappotto, oppure più in là appunto anche con il cappotto per stare super super caldi. Guardate che bello, il materiale è eccezionale, mi piacciono tantissimo i dettagli e lo spacco della manica. Comunque ci tengo anche a dire il fatto che in realtà la mention di Lily Silk è sempre solo di 2 minuti nei miei video, ma io sono così fan del brand che ne parlo sempre molto di più, e semplicemente a farvi capire che se mi piace un brand non ho assolutamente problemi a parlarvene per ore, anche se diciamo la sponsorship è minore. In realtà ho così tanti capi di Lily Silk che ho acquistato io oppure che mi hanno inviato che potrei fare un video tutto totalmente dedicato. Questi però sono gli ultimi capi che mi hanno inviato: la maglietta che avete visto, questa che avete visto ieri e questa gonna con un'altra camicia che metterò probabilmente, che vedete lì, e che probabilmente metterò alla laurea delle mie amiche. Adoro questa gonna champagne, perfetta da mettere appunto sia in estate, che a me piace tantissimo metterla appunto sopra i maglioni con delle ballerine oppure direttamente con gli stivali. Alla mia laurea, per esempio, sono andata vestita più o meno così, avevo una gonna di seta verde, un maglione più o meno così e gli stivali. Avevo gli stivali? Sì, avevo gli stivali e mi sembra che avevo proprio quelli di... No, non avevo quelli di stivali. Che stivali? Ah no, avevo un altro paio di stivali di Massimo Dutti più corti. Comunque mi sono sentita benissimo e sono stata super soddisfatta del mio outfit durante la laurea a Londra. Quindi questa è un'opzione e probabilmente metterei o appunto gli stivali che mi porto o le ballerine di mia madre. E questo è l'ultimo capo che ci tenevo a mostrarvi. Questa camicia è incredibile, cioè veramente stupenda e secondo me perfetta anche da mettere con un semplice paio di jeans. Secondo me impreziosisce tantissimo qualsiasi outfit, anche se stai magari con le ballerine e un paio di jeans, oppure con le loafers, con i mocassini, bellissima. Questi due capi, gonna e maglietta, non sono fatti per stare insieme, cioè io li ho abbinati insieme semplicemente perché i colori sono simili, però come potete vedere c'è una leggera differenza di colori derivata anche dalla quantità di tessuto qui rispetto a qui, però bisogna fare un pochino attenzione con la lingerie. Anche per la gonna, ovviamente essendo così dritta, e questa essendo una camicetta è un pochino più see-through, quindi si vede un pochino di più, è un pochino più trasparente, e cambierei il reggiseno nero con uno nude. Però sinceramente non mi dispiace questo look, soprattutto in estate se si ha una serata, ma adesso vi faccio vedere come abbinerei solo ed esclusivamente lei per andare appunto alla festa delle mie amiche. Allora, questa è un'opzione super basica, sinceramente non so se la metterò solo perché è troppo basica ed è praticamente anche per voi la stessa identica cosa che vi ho mostrato col maglione. Volevo fare una cosa un pochino più originale, però
vedete come cade bene la camicia, ho messo semplicemente la gonnellina nera di prima e gli stessi stivali, non cambia niente. Oppure adesso li devo stirare perché sono appena usciti dalla lavatrice, metterei dei jeans, sia dei jeans secondo me, cioè dei jeans blu, ma anche bianchi, che ci stanno benissimo, con una bella cintura dorata, cambierei gli orecchini dorati e lascerei appunto delle ballerine nere, non lo so, in base alla borsa che metto. Ci sta benissimo, mi piace tantissimo come abbraccia la figura e accentua la vita. E niente, queste sono le varie opzioni che ho fatto per ora. Adesso decido per bene cosa portarmi e cosa no e facciamo la valigia insieme. E come al solito vi ricordo tutti i link sotto per andare a dare un'occhiata al sito di Lily Silk, sia per le cose di seta che per le cose in cashmere e in lana. E ci sono anche una serie di codici sconto del 12, 15 e 20% che trovate sempre sotto in descrizione con tutti i dettagli necessari. Sto riempendo la valigia proprio in modo strategico, in base agli impegni che ho. Ve li condivido con voi, vi condivido con voi il mio calendario praticamente. A parte lavoricchiare, ma ho parecchie cose lì, comunque a casa, tute che avevo quando vivevo a Roma. Di conseguenza di quello non ci preoccupiamo. Stasera vado con il mio ragazzo e i miei genitori alle fraschette. Quindi mi voglio vestire carina anche perché non ci vado da una vita, anche se le fraschette, se non lo sapete, si trovano ai Castelli Romani e sono un luogo molto molto informale. Ma a me fa sempre piacere vestirmi, quindi mi sono messa questo semplicissimo dolce vita, questa gonnellina che in realtà è un pantalone che ormai avete visto 500.000 volte su questi schermi, le calze e gli stivali con la stessa borsa, che sarà l'unica che mi porterò. A meno che non ruberò qualche borsa di mia madre. Come cappotto sto pensando, trascurate il caos, YouTube è la realtà fatta persona, cioè Instagram condivido cose carine, YouTube è proprio il caos più totale. Ho preso questo bellissimo cappotto online, l'ho preso proprio, cioè ho giocato la fortuna, non sapevo neanche se mi sarebbe mai arrivato, l'ho pagato mi sembra sui 49 euro, 50 euro. Ed è molto molto carino perché ricorda quello da 900 euro, mi sembra. Dove ho messo la borsa? Non so dove ho messo la borsa. Eccola. Comunque quello da 900 euro di Totem, mi sembra sia. E mi piace tantissimo, ha anche la sciarpa abbinata. Andrei tranquillamente vestita così, che cosa ne pensate? È uno di quei cappotti che puoi amare o odiare allo stesso tempo. Io lo adoro. Però ognuno è libero appunto di esprimere la sua e questo sarebbe l'unico cappotto che mi porto a Roma. Vediamo. Io sinceramente adoro i look classici e questi sono i miei preferiti. Sono semplici, eleganti, fai sempre bella figura anche con capi che costano veramente pochissimo, cioè puoi fare bella figura con poco e mi sento super a mio agio. Voi che ne pensate? Questa è un'altra opzione molto molto safe, quindi molto che vai sul sicuro, gonnellina, maglioncino, lo stesso di Lily Silk, che probabilmente metterò domenica, perché ho detto oggi Castelli Romani, fraschette, domani Roma tutto il giorno, da colazione fino a dopo cena, abbiamo già prenotato, lo porterò in giro anche se lui è già stato a Roma, ci incontreremo con degli amici, eccetera, eccetera, quindi domani comodi, adesso devo vedere anche cosa mettere quando devo stare completamente comoda e poi domenica ci facciamo un giro. E poi pranzo a casa mia. Però la domenica mi piace vestirmi carina. Questo probabilmente sarà o il look della domenica mattina e del pranzo, oppure anche della laurea. No, non lo so perché io volevo mettere la camicetta. Però questo non mi dispiace. Questo probabilmente sarà il look di sabato. Non lo so se mi piace, non so se ci sta bene. I don't know, forse è meglio un paio di jeans. Questa è l'idea. Adesso provo anche un paio di jeans. Eccoci qui, sono quasi pronta per andare. Alla fine niente jeans, ho optato per i pantaloni neri. Non so perché, devo trovare un paio di jeans che mi stiano bene. Non mi sento assolutamente a mio agio con i jeans, non mi sento me. E mi sembra che non mi stanno bene, quindi non so voi se avete avuto questo problema, fatemi sapere se c'è un brand che vi piace particolarmente, un taglio che vi piace particolarmente. Io ho provato anche i Levi's o i 501, eccezionali, sì, però non mi ci vedo e non li metto spesso. Ho finito la valigia, adesso ve la faccio vedere. Vi mostro anche l'outfit che indosso adesso per andare in treno. Sono le 11:30, ho il treno alle 13. Vado prima in stazione, ci metto comunque una mezz'oretta, però voglio prendere qualcosa da mangiare, magari una poké e poi un cappuccino, come al solito, perché non riesco a stare senza cappuccino, soprattutto se devo viaggiare, ho bisogno di qualcosa di cozy, soprattutto adesso, e soprattutto adesso che sono tornata anche dalla Grecia, non ho potuto mangiare il cappuccino.
cappuccino, anche se il freddo espresso è buonissimo in Grecia. Comunque non l'ho mangiato tipo per 6 giorni e sono in astinenza. Vabbè, scherzi a parte. Comunque ho comprato, cioè in realtà questa collanina non l'ho comprata in Grecia, è la mano di Fatima con Levi Lai. In realtà in Grecia è piena di questa roba, però l'ho comprata a Milano. L'ho comprata alla libreria esoterica, la famosa libreria dove vendono Palo Santo, tutte queste cose un po' mistiche, super bella. E però ho comprato... Oh, già mi si è rovinato lo smalto se volete saperlo è di Kiko. Ho comprato questo anellino bellissimo con la spirale, perché la spirale è uno dei miei simboli preferiti. E questi orecchini che sono simil bottega. Inoltre ho un po' di breakout, semplicemente perché per sbaglio ho mangiato del lattosio in Grecia e sono stata male con lo stomaco una notte e ho avuto un grande sfogo. Purtroppo il latte, l'intolleranza al lattosio mi crea problemi all'acne e alla digestione. Vabbè, dettagli, non ce ne frega niente. Questa borsa è l'unica che mi porterò, ve l'ho detto, e se ho bisogno di borse piccole le ruberò a mia madre. E 3 cose ho comprato in Grecia: questi 2 gioiellini, e magari vi mostro anche quello che c'è dentro la mia borsa, e ovviamente una tazza, perché la Creative Life ha 500 tazze ma non gliene bastano mai. Ho comprato questa, che sinceramente ho pagato troppo per la qualità. Però, cioè, aspettate che così non la vedete. È una tazzina tutta fatta a mano con le alette. E guardate che carino, c'è un cuoricino e c'è anche la firma dell'artista. Volevo supportare, appunto, non volevo comprare le cose ai classici, non so, posti, nei classici venditori, ecco. Volevo una cosa un pochino più originale. Di conseguenza in questo negozietto di quest'artigiana ho preso sia l'anellino che la tazza, gli ho lasciato in tutto 50 euro. Costato tanto, però sono felice di supportare appunto una piccola realtà artigianale locale, quindi sono comunque super felice di aver messo lì i miei soldi, ecco. Questa è la valigia, non è assolutamente organizzata, semplicemente perché ho preso le cose che già avevo in Grecia, ho messo qualche cosa più pesante e basta. Non è neanche organizzata con le giuste buste, cioè qua ho lasciato tanto, cioè in realtà c'è poca roba. Ho messo 2 paia di pantaloni, qui ci sono assorbenti, calzini, cinture e calze, e anche le medicine. Qua ho 2 paia di pantaloni, una giacchettina, la gonnellina che vi ho mostrato, magliettine diciamo leggere a maniche lunghe da mettere sopra i maglioni, e poi dentro queste buste ci sono le mie scarpe. Ho portato un paio di Adidas Gazelle nel caso in cui piovesse, e poi mi metterò gli stivali, questi sono di Massimo Dutti, il computer, le bollette da pagare che non potete vedere perché c'è il mio indirizzo, un'altra maglietta che in realtà devo lavare a casa di mamma, il caricatore del computer e i trucchi e la skincare. Tutto qua. Questo è quanto, niente di speciale. Ed è anche, devo anche assolutamente cambiare questa cover. Se avete qualche marchio carino di custodie per mettere iPad, computer, fatemelo sapere. Io questa ce l'ho presa da Amazon e l'ho presa nel 2018. Cioè tipo più di 5 anni questa cover, e adesso, cioè, è arrivato, è giunto il momento di basta, di cambiarla. Inoltre perdonate la qualità del video e anche il fatto che la casa è in disordine, ma veramente la mia testa è all over the place. Vi faccio vedere cosa c'è dentro la mia borsona gigante. Allora, sono indecisa, vabbè, troppa roba. Allora, non vi mostro tutto, però ho tipo 50.000 tipi di rossetti, burri cacao, balsami labbra. Cioè, se c'è un'addiction che ho in termini di skincare e make-up, per me è sicuramente il labbra. Poi ho portato praticamente degli accessori Daniel Wellington, semplicemente perché devo fare una collaborazione con loro e mi voglio anticipare un po' di collaborazioni, dal momento che le prossime 2 settimane di novembre, dopo che torno da Roma, saranno assurde in termini di preparativi, quindi mi porto, diciamo, un po' di lavoro, mi anticipo un po' di lavoro. Vi mostro solo le cose fondamentali. In questa bustina, in questa cosetta della Twinings che mi ha regalato mia madre perché ha comprato tipo un sacco di tè, metto le medicine. Questa è molto molto comoda perché, diciamo, metto, che ne so, la tachipirina, il buscopan, le gomme da masticare, degli stuzzicadenti, le cose che che possono servire, le cose di proprio estrema necessità nel caso in cui, just in case, ecco. La crema per le mani, questa è una delle mie preferite insieme a questa di Aesop, costano tutte tantissimo ma per me sono come un piccolo treat. Mi porto gli occhiali da vista, ovviamente,
e profumino. Di solito quando viaggio e sto per poco mi porto appunto i campioncini che mi danno, siccome vado sempre da Diptyque a provare i loro nuovi profumi. Ad Atene mi hanno dato Orpheon, che è molto molto buono, mi piace tantissimo, è un po' speziato ma delicato. Dopodiché ho una bustina dentro il quale metto magari, che ne so, la lima, le cose che servono. C'ho la cipria nel caso in cui divento lucida, perché tendo a lucidarmi nella zona T, quindi ho questa piccola pochette di make-up. Poi ho un mollettone che non riesco a tirare fuori perché ho troppa roba. Ho le AirPods che si sono tutte macchiate, mannaggia la miseria, che sono fondamentali quando si viaggia, perché se ti capita un bambino a fianco, oppure comunque gente che urla o parla tutto il tempo, ti metti la cancellazione del rumore e stai alla grande. Devo ancora fare una recensione di queste, ma probabilmente già lo sapete, le amo purtroppo perché costano l'ira di Dio, e vi dirò anche come sono riuscita a comprarle, perché non me le posso permettere io queste cuffie. Le ho comprate solamente perché, cioè, ho fatto un po' di calcoli e alla fine sono riuscita a pagarle tipo 100 euro. Vi dirò come. E poi il mio quadernino che ho comprato nuovo della Moleskine, perché ho ricominciato a fare il journaling. Tutto qua. Adesso quello che farò è mettere tutto in valigia, quindi vi devo mettere anche a voi in valigia, devo mettere la telecamera in valigia. Spero di riuscire a editare questo video mentre sono in treno, anche se mi vorrei portare un libro in treno e sono indecisa tra questi due. Uno che ho già iniziato, Le vostre zone erronee, che mi ha consigliato Francesca Biella, quando ci siamo incontrate una volta a un evento di yoga, in poche parole, e me l'ha consigliato, ha detto che è uno dei suoi libri preferiti. Io adoro, diciamo, le sue letture, mi sono trovata molto bene con i libri che lei consiglia. Io l'ho comprato subito, è un libro molto pesante, diciamo, nel senso è un libro che fa pensare, è un libro in cui bisogna essere concentrati. Questi libri li leggo soprattutto in estate, quando ho più tempo. Infatti ho letto veramente dei bellissimi libri quest'estate in termini di self-help e personal growth, quindi crescita personale. Però io in inverno adoro leggere i thriller e tutti quei libri che ispirano appunto la stagione, dal momento che è una stagione che io amo particolarmente. Ancora non ho letto questo capolavoro, Piranesi, di cui tutti parlano ogni autunno, e quindi penso che mi porterò Piranesi. Detto questo, ragazzi, io spero davvero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Mi sono appena ricordata che devo prendere il caricatore della macchina fotografica, se no non potrò vloggare neanche a Roma se volessi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, lasciatemi tutti i vostri commenti e le vostre impressioni sotto in descrizione. Io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo super presto con un nuovo video. Ciao!